Io ero seduto lì, mi ero riposato un attimo, che era, ho fatto una faccendina, poi mi sono messo seduto, poi tanto è vero, pensavo che era qui da me. E cos'è quel fumo laggiù? Mi sono alzato, invece era dalla parte di là della strada. Paura in località Falcini Tuafano per un vasto incendio che si è sviluppato in un campo di 30 ettari in gran parte coltivato a grano. È successo questa mattina alle 11.45 vicino all'uscita della superstrada Fano-Grosseto. Decine le foto e i video inviati dai nostri reporter di strada, dai quali si vede da lontano una grossa nube di fumo nero levarsi sul quartiere di Bellocchi. Più vicino invece il rogo che ha divorato ettari di terreno. Come si nota dalle immagini che Fano TV ha trasmesso in diretta, mano le fiamme si spostavano verso due abitazioni mettendole a rischio, ma per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerle in tempo. I pompieri sono intervenuti da Fano, Pesaro e Cagli con 7 mezzi in totale tra autobotti e campagnole idriche. Un lavoro che è proseguito fino alle 16. Nel frattempo un contadino della zona ha preso il suo trattore per creare delle linee tagliafuoco nel campo che hanno l'obiettivo di evitare il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri, comprese le unità forestali e la polizia. Io ero seduto lì, ho visto il fumo, appena sono alzato a vedere. E poi ho chiamato subito i pompieri, ancora era proprio lì nella scarpata, però già i pompieri mi avevano detto che erano stati avvisati, che salvava era il vento che portava tutto di là, quindi qua da noi non c'era il pericolo, ma però io avevo paura di quelle case là perché il fuoco andava avanti veloce, e per l'incendio così bisogna circondarlo un po' perché... Mette paura. L'origine del rogo, ci hanno fatto sapere i pompieri, è accidentale e non si esclude che possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta gettato incautamente dal finestrino di un'auto in corsa.